sia sul tema della crisi umanitaria di Gaza. Ho parlato con il ministro della difesa Guido Crosetto, che è pronto eventualmente ad inviare delle navi che sono già state precauzionalmente inviate a Cipro per raggiungere le coste di fronte a Gaza, per apportare aiuti umanitari, per eventualmente aiutare anche insomma, chi dovesse essere aiutato sul piano delle cure. Insomma, stiamo cercando su questo, anche coordinandoci con i nostri alleati, di intanto esserci per combattere una crisi umanitaria che ovviamente impatta su civili inermi che non hanno responsabilità. E poi, dicevo, gli ostaggi, insomma, cerchiamo di fare il nostro meglio. Credo che questa sia una fase nella quale serve molta concentrazione, molta lucidità, bisogna evitare toni che possono insomma diventare una piccola palla di neve, una valanga, no? E quindi io sto cercando di interpretare questo ruolo a tutti i livelli, è il lavoro che facciamo ogni giorno, lo facciamo con coscienza e con consapevolezza. Laboratorio Marche a livello politico è stato così ribattezzato, oggi è un altro tappa, diciamo, che ci può essere a livello regionale. Oggi è una tappa molto importante, è la firma dell'accordo di coesione tra il governo e la regione, con il quale anche insieme al fondo di rotazione mobilitiamo oltre 500 miliardi da concentrare particolarmente sulle infrastrutture di collegamento della regione, con progetti molto importanti per questo territorio. Penso alla Pete Montana, che ci consentirà di intanto decongestionare l'autostrada adriatica, ma dall'altra parte anche di favorire la mobilità da, verso e all'interno delle aree più interne, mi scusi per la ripetizione, per cui noi lavoriamo su una priorità che abbiamo sempre dichiarato, l'abbiamo dichiarata diversi anni fa. Questa è una regione nella quale si sviluppa un paradosso, è una regione che si trova al centro dell'Italia e isolata, mentre dovrebbe essere un crocevia, quindi la sfida infrastrutturale per una regione come questa è fondamentale. Il Presidente Acquaroli ci lavora dall'inizio del suo mandato, noi siamo contenti di offrire con questo accordo con il Governo nazionale, in base ai fondi europei, il nostro contributo, perché penso che i prodotti, la manifattura, gli scorci bellissimi che questa regione ha nulla possono in termini di competizione se non sono accompagnati da adeguate infrastrutture, cioè le Marche di altro non hanno bisogno che di essere messe in condizioni di competere ad armi pari, ed è quello sul quale cerchiamo di lavorare. Un'altra cosa, l'alluvione ieri è stata a Sengaglia, sul Ponte Garibaldi, quindi una garanzia anche su questo. Si è parlato un po' di trattamenti diversi tra alluvionati, quindi l'alluvione del 15 settembre 2022 e quella di maggio scorso. Noi sulle alluvioni, diciamo, abbiamo lavorato su tutte le calamità, diciamo, lavoriamo ovviamente con lo stesso impegno, che credo che sono andata ieri appunto a vedere i lavori di Senigallia, proprio perché noi abbiamo fatto uno stanziamento, come lei sa, importante, ma mi piace anche, quando ho l'occasione, seguire, no, l'andamento dei lavori, come queste risorse arrivano a terra. Ma davvero c'è stata da parte nostra un impegno che penso la regione riconosca, che penso il Presidente Acquaroli riconosca, in termini di anche impegno finanziario in una situazione economica che voi conoscete bene, perché crediamo davvero che su questo si misuri la serietà delle istituzioni. Grazie. Grazie.